Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi parliamo di sostenibilità, ma in particolare la sostenibilità in cucina. Quindi vi darò 5 consigli per rendere la vostra cucina un po' più sostenibile. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video. E se non lo fate già seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo subito con i consigli. Il primo che vi do è quello di acquistare una di queste, uh, non so come si possono chiamare, tovagliette di silicone eh, da usare al posto della, mh, della carta forno. Ora so che... Tuco? Oh. Uh, tuco? Ora lo so che voi la vedete un po' così di questo colore marrone, un po' bruciacchiato, però in realtà è normale eh, usandolo in forno, poi cambia colore e diventa un po' più marroncino. Ve lo consiglio perché ovviamente questo vi farà risparmiare un sacco di carta da forno che eh, va solitamente nell'indifferenziato, quindi insomma è uno spreco abbastanza ingente alla fine dell'anno, soprattutto se cucinate eh, diverse pietanze in forno. Io ne ho una sola, quindi lo ammetto, a volte ancora mi capita di usare. Eh, della carta forno magari perché ho bisogno di, mettere, eh, di utilizzare due teglie quindi insomma non c'è niente di male però in realtà insomma il 90% delle volte uso questa tovaglietta in silicone poi semplicemente la lavo con un po' di acqua tiepida e sapone e l'asciugo asciugo e torna come nuova e può essere usata praticamente all'infinito il secondo consiglio che vi do è qualcosa che sostituirà la pellicola trasparente. Anche questa, a meno che non compriate la versione biodegradabile, che però secondo me non è performante, cioè non, non funziona. Diciamolo chiaramente, eh, andrebbe se non nell'indifferenziato. Io ho trovato questa soluzione in stoffa. Allora, sono praticamente tre cappucci. Vedete, con l'elastico di tre dimensioni diverse, che sono perfette per coprire i barattoli o i piccoli tegallini mini non so se si, si dica così comunque diciamo così dei piccoli pentolini eh, che non hanno il coperchio e che magari devo mettere in frigorifero o tenere da parte e questi eh, coprono perfettamente ma in realtà le soluzioni sono tante potreste usare appunto dei contenitori con il coperchio addirittura due piatti messi uno sopra l'altro i barattoli quindi insomma le soluzioni sono infinite anche se non volete comprare qualcosa di nuovo io comunque ho questi e mi trovo molto molto bene a proposito vi dico che tutto quello che nomino eh, lo trovate poi anche linkato nell'info box o direttamente dal sito dove li ho comprati io o dei siti alternativi se magari ho, li ho comprati in qualche negozio fisico. Per esempio la eh, tovaglietta di silicone io l'ho trovata alla COP quindi eh, probabilmente si può trovare un po' ovunque. però vi lascio i link di riferimento sotto. Il terzo consiglio che vi do riguarda invece la pulizia in cucina, soprattutto lavare le stoviglie. Io uso questo ormai lo vedete tutto consumato perché l'ho usato un sacco di volte l'etichetta è tutta distrutta comunque sto parlando del detersivo acquistato sfuso quindi io vado direttamente in, in, in un paio di posti diciamo lo fanno vicino a dove vivo io dove è possibile acquistare il detersivo per i piatti sfuso, questo perché? perché da una parte lo, lo so che io non, non sono il tipo da mettermi a creare i miei detersivi in casa un po' come il piccolo chimico, non perché questo sia sbagliato anzi assolutamente, solo che eh, sono un po' pigra, non ho voglia di andare a cercarmi tutti gli ingredienti e quindi ho pensato che magari anche altri di voi sono come me ma vorrebbero un'alternativa più ecologica al classico bottiglione di plastica eh, e quindi ho pensato a questo, questo chiaramente sì, è di plastica però lo utilizzerò all'infinito perché continuo a riempirlo eh, sempre, in ogni caso qualcuno mi potrebbe obiettare perché so che questo mh, si dice ecco di solito che anche il detersivo sfuso che compriamo in un negozio arriva a quel negozio dentro magari dei sacchetti di plastica ecco in realtà questo detersivo arriva o dentro delle taniche che quindi anche queste vengono riutilizzate o sì se capita di trovarlo dentro la plastica in ogni caso è un grande sacchetto di plastica che contiene il detersivo e che comunque ha meno plastica rispetto a tutte le confezioni che servirebbero per contenere la stessa quantità di detersivo quindi credo sia una buona alternativa un'ulteriore alternativa sempre per la pulizia dei piatti eh, in Cucina è quella di usare una saponetta solida, io l'ho provata, non mi sono trovata tanto bene, forse dovrei provare a cambiare marchio, non saprei, però magari mh, per voi potrebbe funzionare, e quindi vi, vi nomino anche questa alternativa perché è comunque una soluzione più green, perché sappiamo che la, la, la saponetta non produce nessun tipo di rifiuto. Sempre in tema di pulizie parliamo di spugne, perché anche queste sono un rifiuto veramente importante. Insomma, io penso che la maggior parte di noi fino ad ora ho sempre utilizzato la classica spugna gialla da una parte e verde eh, da, dall'altra insomma per le parti un po' più difficili da, da scrostare però queste spugne appunto poi andranno nell'indifferenziato ecco quindi le soluzioni che ho trovato io prima di tutto vi mostro questa che è una spugna semplicissima ma biodegradabile che ho comprato su un sito su internet eh, ce n'erano tre a volte nella carta quindi proprio plastica zero un'alternativa può essere la spugna di luffa che eh, è anche questa è biodegradabile e se non erro forse anche compostabile e questa sarà, questo sarà il mio prossimo acquisto non appena avrò eh, diciamo, finito di utilizzare questa. E ovviamente per quanto riguarda le superfici della cucina perché non usare un semplice panno di stoffa? Questo io una volta che si è sporcato lo metto in lavatrice, lo lavo e lo riutilizzo all'infinito. Infine l'ultimo consiglio per una cucina più green è quella di smettere di utilizzare i tovaglioli useggetta o gli scottex e usare i eh, tovaglioli di stoffa, un po' come si faceva una volta. Credo che solo le nostre nonne adesso usino il tovagliolo di stoffa. So che il tovagliolo usa e getta non è un rifiuto così impattante come può essere la plastica. Però, perché non evitare qualcosa che poi verrà gettato immediatamente dopo l'utilizzo eh, per qualcosa invece che durerà nel tempo, per me, il tovagliolo è stato di stoffa è stato veramente un, una rivoluzione perché io pensavo che eh, li avrei dovuti lavare praticamente tutti i giorni. In realtà non è così perché il tovagliolo di stoffa è più grande quindi, a meno che proprio non vi sbrodoriate completamente quando pranzate o cenate, tendenzialmente non si sporca eh, dopo un utilizzo completamente e quindi è possibile. Usarlo per diversi giorni consecutivi, io ne ho 6, noi siamo tre, quindi ovviamente quando lavo i primi tre posso utilizzare gli altri, quindi eh, ne bastano veramente pochi per non rimanere mai senza. Per lavarli di solito do prima una passata a mano con il sapone di marsiglia, giusto per togliere la parte più grossa o lo sporco più resistente, e poi li metto in lavatrice, magari in una lavatrice con, con i gradi un pochino più alti, in modo da poter fare una pulizia più approfondita, visto che eh, si sporcano abbastanza quando mangiamo, e basta, escono dalla lavatrice come nuovi e li possiamo usare per sempre. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi abbia dato qualche spunto eh, per poter far diventare la vostra cucina un po' più green. Anzi, se voi avete qualche consiglio da darmi, mi raccomando scrivetemelo nei commenti perché eh, mi fa sempre piacere conoscere qualche nuovo trucchetto, qualche nuovo eh, consiglio per migliorare anche io nel, nella mia cucina e nella mia vita in generale. E niente ragazzi, noi come sempre ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!